Un cane può fermare tutti gli animali, ma non può essere allo stesso livello su tutti gli animali. Questo non esiste. Nessun cane può avere questa peculiarità o queste doti. Viceversa, specializzando il cane, lo puoi portare per quel tipo di selvaggina a una diversità di comportamento che ti permette di avere un maggior risultato. Non è che tu vieni più bravo, è che tu sei avvantaggiato dal lavoro che fa questo cane. Ecco, allora, quando ho capito, dopo questa esperienza, con questo intervento fortuito di questo cane, sono arrivato a comprendere che preparando i cani in certo modo si riusciva a ottenere dei risultati maggiori cacciando. Di conseguenza mi sono, già da quei tempi, mi sono specializzato, oltre che ad allevare il setter inglese, di fare la richiesta a Legge di aver ottenuto la titolarità della FISO OPIS, che è l'acronimo del mio nome, perché Oscar Pietro Pizzato Italian Setterman. Oltre a tutti questi passi, ho cominciato a capire che per dare dei cani a delle persone che non avevano i miei stessi tempi per prepararsi i cani, per allenarli, per prepararli, ho iniziato, oltre che ad allevare, a preparare una piccola quantità di cani, perché non è così facile arrivare a prepararli. Guardate come ha fermato. È un'immagine rarissima da poter vedere il cane in quelle condizioni. E stavo dicendo, la preparazione del cane per fare questo tipo di caccia, sì che mi sono specializzato nel preparare i cani alle cacce e a tetraone, perché da buon montanaro la mia passione è per la selvaggina tipica alpina, oltre ai tetraone e alla cotornice. Con queste esperienze che ho guadagnato in tantissimi anni, ho venduto cani. Quando ho iniziato, ero un ragazzino, ho cominciato a vendere nel comune, poi in provincia, poi in regione, ho coperto il territorio nazionale, sono passato in Europa, ho cominciato a mandare i cani in America, mio padre mi ha regalato il primo viaggio di caccia in Canada, avevo 16 anni, e tanto per non smentire la mia passione per il girare. Di conseguenza, da questa esperienza ho cominciato a capire che i cani andavano preparati proprio perché le persone non erano portate, non avevano il tempo, non avevano l'esperienza per portare i cani a quei livelli là e poter poi ottenere questi risultati.